Luca, mi apri il libro qua alla lettera K con me, grazie. Naviganti della Federazione, benvenuti all'interno di questo nuovo video di Extra Trek, secondo episodio di Star Trek Lower Decks, Cation, a occhi aperti. Beh, lui ha un solo nome, si chiama Cation, è lui. La nostra redazione è prontissima anche quest'oggi per dirvi cosa ne pensa di questo episodio senza fare ovviamente spoiler, ma tutto questo solamente dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi, dunque puntatona divertentissima, ancora una volta molti riferimenti al mondo del cinema che non ha a che fare per nulla con Star Trek, di nuovo un'incursione in Ghostbusters, una piccola incursione ma molto molto velata in Alien e che dire, veramente risate a tutto spiano perché ancora una volta abbiamo capito che il coraggio non fa parte delle doti dell'equipaggio della Cerritos. Ciao ragazzi, secondo me i veri protagonisti di Lower Decks sono la comicità e la demenzialità. Molto probabilmente i sceneggiatori di queste storie si fanno di tanta birra romulana prima di scriverle. Comunque l'episodio mi è piaciuto e mi sono divertito molto. Molto simpatici anche gli accostamenti a TNG e soprattutto ai due episodi che non c'è bisogno di menzionare. Comunque ciao a tutti e sciacca quanto caddero le mura. Se avete amato i Riker, se avete amato l'Enterprise D e le sue esplorazioni, se avete amato tutto l'universo di The Next Generation, allora il secondo episodio della seconda stagione di Lower Decks assolutamente fa per voi, non dovete perderlo, è bellissimo, vi coinvolgerà fino alla fine. E da Shaka quando caddero le mura di Darmok a Cation. Bene, la parola Cation significa figlio del sole. A occhi aperti, il passo è brevissimo e mi raccomando, se avete a casa dei robot aspirapolvere non fateli arrabbiare. Come sempre vi ricordo, se vi sta piacendo questo video mettetegli un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella in modo da poter ricevere le notifiche riguardanti le nuove live e i nuovi video pubblicati sul nostro canale Extra Trek. Queste invece le altre recensioni ancora della redazione. Bello vedere finalmente di nuovo tutti e due i protagonisti principali di Lower Decks, sia Beckett sulla Cerritos, sia il buon Boimler sulla Titan. Abbiamo assistito anche all'arrivo finalmente di Cation. Affascinante, Cation Imperial. Hai fatto vedere la fascia di Bordur? Io personalmente lo aspettavo, però speravo di vedere già un po' di più. Vedremo. Di sicuro io trovo che l'espediente narrativo raccontato alla fine dell'episodio sia già visto, ma utilizzato molto bene per aprire tante interessanti possibilità. Ciao, alla prossima! È proprio forte sto Riker! Mi ha detto, guardate solo Lower Decks, è divertentissimo! Piacerebbe pure una scimmia! Non voglio sentire, è grande, è tu prenotalo! Come sempre vi ricordo l'appuntamento nel quale andremo a recensire e a rivedere questo episodio di Star Trek Lower Decks questo lunedì alle ore 22 sul nostro canale YouTube Extra Trek oppure anche attraverso la nostra pagina Facebook o il canale Twitch. Vi ricordo il nostro canale Telegram dove da questo sabato potrete votare proprio questo episodio, quindi potrete dirci anche la vostra tramite questo sondaggio. Sempre riguardo Telegram abbiamo creato un gruppo dedicato proprio a Star Trek Lower Decks 2 dove potete entrarci tranquillamente e in quel gruppo potrete parlare anche con spoiler di questo secondo episodio della serie. Quindi l'appuntamento è per questo lunedì alle ore 22 sul nostro canale YouTube, Twitch o Facebook per parlare ancora di questo episodio, scoprire gli easter egg che lo riguardano e anche per rivederlo insieme. Naviganti della Federazione, grazie per aver guardato questo video e okidoki!